1895, come abbiamo visto, bisogna aspettare sino al 15 settembre dello stesso anno, per una presentazione e al pomeriggio del 18, per assistere ad una gara calcistica ufficiale capitanata da Gabrielli, né in Piemonte né in Liguria, bensì al velodromo di Roma dove presidente del comitato organizzatore fu nominato Romano Guerra, uno dei ginnasiarchi più favorevoli alla sportivizzazione. Guerra invitò due società del nord-est, la ginnastica e scherma udinese e la ginnastica Rovigo, a dare una dimostrazione del gioco del calcio, il gioco con tempi da 30 minuti è più simile all'allora football tedesco, che al football inglese. Il 5 settembre era nata a Genova la nuova società Andrea Doria, ma per l'esordio della sezione calcio, toccherà aspettare sino all'11 agosto 1900, per la prima gara ufficiale contro la Novi Ligure, intanto due mesi dopo la ginnastica Roma nata nel 1890, che in quel periodo è presieduta dall'ebreo inglese Ernesto Nathan, massone, futuro sindaco e promotore del laicismo acattolico, comincia, dunque, le esercitazioni, anche se in modo episodico, nella disciplina del calcio ginnastico, dai sodalizi che sorgeranno nel 1899, il Football Club Roma e lo Sporting Club Roma, dà vita ad un torneo di calcio ginnastico, il cosiddetto campionato di calcio del Lazio, disputato a Roma in quel di Villa Panfili. La società ginnastica Roma vince il torneo che poi sarà replicato l'anno seguente, per colpa di un incendio avvenuto nel 1897, la sede andò distrutta e poi ricostruita un anno dopo da Cesare Bazzani. Praticavano il calcio nel campionato italiano e in quello elvetico dimostrando una reale fratellanza sportiva. A Roma, dopo aver costituito il 1 ottobre 1897 il Comitato Centrale Nazionale per l'Educazione Fisica ed i Giochi Ginnici nelle scuole e nel popolo, il cavalier Romano Guerra ed il commendatore Valentino Cigliutti sono i promotori dell'iniziativa che farà sorgere il Football Club di Roma nel luglio del 1896, prima come polisportiva cricket e calcio ginnastico, ma con l'arrivo dei fratelli svizzeri May, Ugo e Arthur, il marchese Enzo Casalini, e l'apporto di inglesi e scozzesi, verrà ufficializzato solo come calcio nel gennaio del 1901. Per ripartire come Roma e seguire le direttive della Football Association, questo gruppo sportivo svolse un ruolo decisivo nella complessa trattativa che nel 1927 portò alla fusione del club con l'Alba Audace e la Fortitudo Pro Roma, dando vita all'Associazione Sportiva Roma, e, altresì da sottolineare che nel panorama nazionale la famiglia ebraica di Ernesto Nathan ha dato un grande contributo al calcio italiano. Il fratello Edward Nathan Berra fu cofondatore del Milan nel 1899 e i suoi figli Joe e Maurice sono stati giocatori del Roma nell'anello di congiunzione inglese che portò il loro compaesano William Garbutt ad allenare la nuova formazione che esordì malgrado l'ottavo posto a vincere la Coppa CON. Precedentemente il 9 gennaio 1900, 15 ragazzi amanti dello sport con a capo il bersagliere Luigi Bigiarelli tesserato all'Associazione Cristiana della Gioventù, fondarono l'altra società della capitale col nome Società Podistica Lazio, con i colori sociali bianco e celesti in onore della bandiera greca, patria delle Olimpiadi antiche e della prima dell'era moderna. La notizia è, sul Messaggero del 10 gennaio 1900, anche se le gare di football iniziarono ufficialmente solo un anno dopo nel 1901, nell'albo d'oro del campionato italiano di calcio, sin dalla sua origine sul podio sale principalmente una squadra, il Genoa, si aggiudica 3 scudetti di fila, poi il Milan, poi altri 3 di fila, poi la Juventus e quando nel 1906 la presidenza bianconera dovette votare per il rinnovo della presidenza, Alfred Dick venne estromesso dal consiglio direttivo, in conseguenza di ciò, nonché della svolta verso il professionismo voluta dalla maggior parte dei soci, lasciò clamorosamente il club e insieme ad un gruppo di dissidenti, si avvicinò quindi ai concittadini della Torino, con cui fondò nello stesso anno il nuovo Football Club Torino.